Noi signori, eccoci qua ritrovati. Io sono Terenas, qua sempre affiancato dal carissimo Karen e bentornati direttamente dalla KitKat Kat Break Room per un'altra giornata di LEC. Un'altra giornata e in questo caso un'altra partita, insieme alla seconda. La prima abbiamo già assistito ad un miracolo che ha iniziato speziando la giornata. Abbiamo visto gli Astralis riuscire con un cambio repentino di mid laner ad abbattere lo Schalke, a chiudere la win streak dello Schalke. È come la prima volta che ascolti Shooting Stars quella mano ok sì mi piace mi piace un sacco mi piace un sacco Detto questo, Shooting Stars in questo caso non è stato quello che sono riusciti a fare i membri dello Schalke perché stavano provando ad aggredire i loro avversari ma si sono trovati schiacciati. Bravissimo Magic Felix che tra l'altro nel suo match di debutto con due giorni di allenamento e due giorni di trasloco, praticamente ha avuto quattro giorni per prepararsi e la metà del tempo l'ha dovuto passare a traslocare in Danimarca, eh, è riuscito a portarsi a casa il Player of the Game, quindi vincendo anche l'MVP della sua partita di debutto, però parliamoci chiaro. È stata una signora partita. E questo mi porta a voler parlare della prossima, dove vedremo Excel contro Vitality. C'è qualcosa che rimane standard, c'è qualcosa che cambia. Quindi iniziamo con quel qualcosa che rimane standard, parlando degli Excel, che vedremo dal lato blu. Per gli Excel un 4 3 in classifica. Gli Excel ultimamente stanno giocando davvero bene e sono così felice perché all'inizio del campionato abbiamo visto quegli scivoloni ed ero preoccupato o oh no, un altro di quegli split degli Excel in cui sembrano aver cambiato qualcosa, sembrano aver le idee chiare e poi Scivolavano sulla classica buccia di banana e continuavano a cadere e ricadere. Per fortuna, per fortuna, non è così. sono così contento, soprattutto per Chrys e per Cekolad. Che finalmente hanno l'opportunità di dimostrare quanto sono forti. Chrys aveva già avuto occasione. C'ekolad finalmente lo può fare in LC. E Sembrano avere le idee chiare, non soltanto a livello di gameplay, ma sembrano proprio convinti aggressivi. Anche Patrick e Tore sembrano un po' più infervorati del solito nel giocare contro i loro diretti avversari. La cosa ha però per adesso un glass ceiling: mm. E l'obiettivo degli Excel è andarlo a rimuovere, ovvero il giocare nella loro zona di comfort. Per adesso gli Excel riescono a vincere quando Tore li sta giocando a Rakan, quindi è libero dalla pressione di dover impostare meccanicamente campioni che non gli sono propri. Gioca campioni praticamente in pilota automatico quando sta giocando ora e l'abbiamo visto idem per cecolad dove abbiamo visto dei fantastici azziri in corsia centrale e quindi voglio vedere gli excel riuscire piano piano continuando ad avere le performance che stanno avendo a spostarsi da questa zona di comfort e a dimostrare di essere un team che se dovesse scrollarsi di dosso questa necessità di giocare comfort può andare nella parte alta della classifica ma adesso parliamo delle novità, perché i loro avversari sono i Vitality e non i Vitality che abbiamo visto la scorsa settimana. Perché vedete, esattamente sotto alla mia barba, Crown Shot sulla corsia inferiore che va a sostituire Comp. E. Quando ho visto questa sostituzione ero così confuso sinceramente perché non mi sembrava il punto in cui erano più deboli i Vitality. Allora, parliamoci Anzi. chiaro. I Vitality avevano tanti motivi per cui essere definiti deboli. La corsia inferiore non mi faceva non mi dava questa sensazione, sinceramente. Allora, dipende cosa Crownshot porta al team. Crownshot che cosa dà in più di comp? Da meccanica in più? No. Da champion pool in più? No. no. Da conoscenza in più, da esperienza in più? E quindi uh, man mano che andiamo a descrivere l'impatto di Crown Shot. non dobbiamo solo descrivere quelle che sono le sue statistiche quindi il come vuole giocare questa partita in funzione magari dei suoi pick preferenziali che potrebbero essere Ezreal o perché no Aphelios ma quello che vediamo è che partecipa tanto al resto del team ha quasi sempre vantaggio nelle partite ha, mh, quella che vediamo è la CS lead a livello percentuale il 78% delle partite lo vedono in vantaggio in early game ha un alto damage share altissimo per essere un ADC ha un buon gpm cioè, è un ADC che partecipa tanto alla squadra. E se riesce ad essere per il proprio team quel fattore d'esperienza che porta i Vitality a ricominciare a comunicare, perché adesso i Vitality stanno giocando con gli headset spenti, allora vediamo dei nuovi Vitality. Beh, signore e signori, entriamo subito in draft e scopriamo in se, insieme se sarà questo ad essere sufficiente. Se sarà il leader, il comunicatore, crown shot su quella corsia inferiore a la differenza. Devo dire che lo sfondo di Aerobrin è qualcosa di fantastico. L'ha appena messo perché l ce l'aveva su Google immagini. 10 quindi... su 10. Quante cose ha aperte? Mamma mia. <ride> Detto questo, Rell rimossa. Rell abbiamo visto first pick Blue Side nella partita di prima. Quel campione è dannatamente forte. Troppo importante ormai. Hai... Ti... Si sono tutti resi conto del suo potere d'ingaggio. Se non fai gravi errori è sbroccato, punto. E. Più continui ad allenare un campione, meno errori vai a fare. Esatto. Olaf continua ad essere bannato nonostante i nerf alla Corderinker, nonostante i nerf al pegno di Sterak. È assurdo. Dipende cosa vuole giocare Skins, magari vedremo un altro Skarner. Adesso che viene bannato Udir: Skarner è la macchina da corsa forse più efficiente che puoi andare a mettere in giungla. Viene comunque selezionato Azir, quindi Cekolad torna su quella zona di comfort sulla quale ha ottenuto così tanti risultati vorrei vedere i vitality non cadere nel tranello di piccare kaisa adesso perché altrimenti gli excel loccano xayah e Khan, e questo sarà complicato da gestire e infatti arriva lillia no. quindi per skins arriva qualcosa di tranquillo potrebbe essere groomstone Lilia. e shigenda va a mettere gangplank wait questo è un power trade strano intanto parliamo di due cose scomparso pantheon e scomparsa talia dalla draft talia è stata male. nerfata meno clear di giungla non riesce più stare al tempo nonostante i cambiamenti alla passiva alla velocità di movimento non riesce a reggere il clear di campioni come quelli che abbiamo visto nella partita precedente Pantheon, i nerf a zucchia sangue su di lui si sono sentiti Infatti nonostante Pantheon sia disponibile è Graves il jungler per gli XL Ed è il cacciatore contro il Cerbiato, un matchup che abbiamo visto spesso e non volentieri per Lillia Meno male che almeno in competitivo tali è un po' scomparsa Solo che io continuo a dominare e distruggere tutto quello che le capita a tiro ed è inquietante Sì, il competitivo è più un frangente di min-maxing Dove ti basta perdere due secondi in giungla e potresti aver perso la giungla Cho'Gath per la corsa superiore e io amo Cho'Gath come risposta a Gangplank Hai sustain gratuito ogni volta che vai a farmare un minion Sì, Gangplank ti spamma i perle, Cho'Gath ride, Sì, la si lastitta un minion e dice Bene, ok, che cosa è successo? Non ho problemi e Kryce sta imparando a giocare Wickside Ce ne ha parlato prima Non vuole più essere solo il carry Vuole essere un giocatore completo Che picca quello di cui il team ha bisogno E Chogat stavolta non si trova neanche a dover inare contro Jay Su un matchup molto più spiacevole Assolutamente Corsia centrale la risposta ad Azir a questo giro è Orianna Quindi non vediamo Corki come è stato invece prima per Maggi Felix Ecco infatti mi chiedevo dove fosse finita Senna Senna Dipende da che cosa ci costruisci intorno perché Senna è un campione con uno spike estremamente ben delineato Senna è un campione che fino ad un oggetto e mezzo non riesce a scambiare, non riesce ad avere presenza da team fight E quando vedi composizioni come quelle dei Vitality dove invece vorresti riuscire a scalare E quando vedi invece gli Excel con quel Graves e quel Chogat in grado di impostare mappa già dai primi livelli Preferisci negare Senna agli avversari perché difficilmente l'andrai a selezionare tu Ban su Leona mi fa pensare che vorrebbero cercare qualcosa di tranquillo sulla cosa importante. Ban <ride> su Leona mi fa pensare sì. principalmente, quasi unicamente a Rakan. Specialmente perché hanno bannato Thresh, hanno bannato Rell Se bannano anche Alistar, l'intenzione è la palissiana. Bannano Kaisa. Oh. Ok, dove vogliono Beh, spingere? Beh, effettivamente i Vitality hanno bannato Xayah Quindi è possibile che vogliano prendere adesso. Uh, lasciano il counter pick a Crownshot Capis Questo vuol dire due cose: o Ezeral R5, oh perché no. c'è tanto scaling nel resto della composizione, oh no. e non vuoi rivelare a priori Ezeral, oppure vuoi veramente che Crunchshot ti snobolli la corsia contrappiccando il tiratore nemico? Mm. Spero più nel secondo. Non ci, no, no, non ci sarebbero dei counter che puoi inserire contro Alistar per questa cosa? Perché sappiamo che è il supporto a determinare un po' la corsia. Abbiamo Gin a questo punto. Quindi un campione da utilità per quanto possa proiettare un danno interessante. Ma Alistar, o vai proprio per l'ABC, tipo Morgana, che è di fianco a Gin, è un gran bel campione in realtà. Ma vanno per Gragas Support. La draft degli XL ha avuto un twist interessante in B4-5 e i Vaitari ti voglio vedere ora con cosa rispondono a Jean. Miss Misfortune? È una possibilità, perché sono stati banati così tanti tiratori che cominciano, cominciano ad avere un po' di difficoltà a prevedere quello che può arrivare in campo. C'è Aphelios disponibile, Crownshot è molto bravo con Aphelios. È vero, anche quella è un'opzione. Arriva Miss Fortune. No. Come ti dicevo, quando lasci il tiratore in R5 è perché non vuoi prendere un meta tiratore. Non vuoi prendere mm. qualcosa che abbiamo già visto tutti, che sappiamo tutti come gestire. Quindi R5 per il tiratore di solito è o Ezera o Miss Fortune. Specialmente in Europa, dove non c'è quella tendenza che magari vediamo più in LPL di prendere Miss Fortune in faccia agli avversari. O anche in NA lo vediamo spesso. È che Miss Fortune la, la consideravo un po'. Un azzardo quando dall'altro lato hai una scorta imperiale, il barile esplosivo di Gragas, il knock-up di Shogun. Ci sono modi per fermare quella suprema di misfortune. Mi trovi assolutamente d'accordo? Infatti non ho detto che è un buon pick in questa situazione Ah ok ok, è ho un counter detto che... pick di solito ma in questo caso <ride> l'hanno intata Già. No allora, lo dico io, voglio... questo lo dico io, eh. cioè, è, è come lo, lo percepisco io perché non trovo davvero il senso Voglio contestualizzare di più le mie parole eh, Nel definire che l'R5 dovesse essere Miss Fortune era perché le intenzioni che i Vitality stavano palesando in draft Sembravano condurre a quella strada non penso sia la strada più semplice ma penso che per Crownshot sia quella zona di comfort per permettergli di concentrarsi più sul guidare questo team Beh, che dire vediamo se una Miss Fortune può, div può diventare la guida spirituale di questo team vediamo se i ti seguiranno la capitana è arrivato il momento signore e signori, entriamo sulla landa degli Evocatori per il secondo match di questa serata. Eccoci qui, ladies and gentlemen, Excel dal lato blu vogliono continuare la loro win streak, gli Excel hanno chiuso una settimana 2-0 la scorsa volta e vogliono andare su quella strada a cercare di affrontarli dei Vitality che vedono tutti gli altri team continuare a performare e cercano di riprendere vittorie su questo tabellone, 1-6, non il massimo per loro, ma con Crownshot potrebbe essere... Una, un capitolo nuovo per questi Vitality. Prima di entrare nella Landa, mano agli hashtag. Excel win. VIT win. Il tuo hashtag? A chi va? Allora, Excel. Mm. Nonostante la presenza di Crownshot penso che l'inserimento di Crownshot sia molto meno direttamente di beneficio per il team rispetto a quello che è stato l'inserimento di Magifelix. Perché. Era palese che Nuke stesse avendo dei problemi in partita. Nuke è stato tra l'altro lui a decidere di ritirarsi. Questa è un'altra cosa che ci darei a sottolineare agli occhi del nostro pubblico. Non è stato un panchiniamo Nuke perché non sta giocando bene. È Nukeduck che ha deciso di ritirarsi per problemi personali. E quindi hanno contattato Maggi Felix perché avevano bisogno di un mid laner. Qui invece non era Comp che stava giocando male. Anzi, se devo uh, fare proprio la persona cattiva che parte puntando il dito, in questi Vitality erano Miliz e Skins che stavano giocando veramente male nelle settimane precedenti. Quindi Crownshot deve comunicare tanto, deve parlare tanto con i suoi compagni di squadra e cercare di tenere il mental del team alto, più che la priorità di corsia, perché comunque con Miss Fortune contro Jin e Gragas non è sempre detto che la priorità di corsia sia tuo appannaggio. Corsia superiore, vediamo Genda Ogni volta, ad ogni opportunità andare a infastidire Krys. Abbastanza normale, l'abbiamo sottolineato prima. Sì, gangplank fastidioso. Però la sua barra del mana finisce prima o poi. Gli autoattacchi di Chogat no. Sì, e Chogat comunque va a rimpinguare anche mana grazie alla sua passiva farmando minion sotto torre. Chogat è un campione che tanti. Quando hanno visto il nerf hanno iniziato a chiedersi, wait, ma perché stanno nerfando Chogat? E in realtà è da un po' che in solo Q stava spodestando tantissimi altri tank top laner. Anche perché gioca rispetto agli altri tank top laner ha qualcosa di davvero unico in competitivo. Ha una punizione come suprema. Mm -mm. Ha la Q di Camille come suprema, è una cosa impressionante per un campione. <ride> Ridendo e scherzando, è sempre, è sempre buffo vedere le reazioni ai buff e ai nerf in arrivo. Perché il contesto, uno lo pensa sempre, per il competitivo, no? Eh, ma ci sono anche i giocatori normali, ci sono anche quelli che. Ci è, sono, sono anche gli esseri umani. Sì, ci sono anche le persone che vogliono semplicemente picchiare le persone in solo Q e basta. Con roba semplice, come Chogat, e lo facevano troppo bene. Chogat comunque lo vediamo sotto torre, normale al momento. Skins lo vediamo con Raccolto Scuro invece. Questa è una cosa di cui voglio discutere, perché non è una Lilia da scatto fasico. Quindi non penso vedremo una Groomstone Lilia in questo caso. Raccolto Scuro è più sintomo di voler andare per maschera e cercare le aggressioni, cercare il danno. Parlo i danni invece. Eh, abbiamo Graves che sta iniziando a chiudere ora il suo primo giro. Andrà comunque sul largo granchio. Ha bisogno di prendere a D per iniziare ad impennare sulla velocità di pulizia in giungla. Qua. Tentivo di farne da distanza. Shigenda che continua a minacciare per quanto possibile. Shigenda si sta muovendo bene, eh. Mm -mm. Però allo stesso tempo se Kraes continua a mancare in knockup, un po' fa male. E che Shigenda corre, corre tanto eh, con sì. quella passiva disponibile quando continua a premere e trova i danni puri su Kryze Kryze deve esporsi in qualche modo e se Shigenda congela le ondate obbliga l'avversario a posizioni scomodissime buona invece la posizione dell'ondata bot che viene congelata da parte di Crownshot e Labrov Crownshot che fa accumulare l'ondata blu pur avendo vantaggio in farm red side e che adesso costringerà Jin a doversi esporre ad un gank di Lilia non c'è visione diretta su Lilia c'è largo granchio il santuario di Giorgio è l'unica cosa che al momento tiene al sicuro la bottom lane degli XL. Belli bait da parte di Chrys per far esplodere i barili di Gangplank Molto molto cauto. Così è inferiore, adesso decidono di far collassare l'ondata dei Minion sotto la struttura. In questo modo immagino possono resettare in tranquillità e andare a prendere qualche oggetto. Fare tramare? Ricordiamo una cosa, comunque, Crownshot è uno dei discepoli del grande maestro. Così come Buipo, così come Nemesis, Crownshot è uno dei giocatori che esce dalla scuola di pensiero di LS. Come si fa a vincere in competitivo? Wave management. Accumuli una gigantesca ondata mentre congeli, e appena vai a far collassare l'ondata, l'avversario non riesce neanche a recuperare la situazione in farm e tu hai un recall gratuito. E in tutto ciò voglio sottolineare questa cosa: malato Excel. Perché all'inizio della partita abbiamo visto Kryze attirare l'attenzione dei minion su un singolo minion topside. Stesso discorso per Tory e Patrick su questa corsia inferiore. E l'hanno fatto adesso di nuovo: attirando l'attenzione dei minion e deviandoli per cercare di manipolare l'ondata a loro favore. Questa è una cosa che un tempo funzionava ancora meglio, attualmente purtroppo con il retargeting dei minion che si resetta ogni due secondi e mezzo per spalmare il danno è una cosa che ti offre vantaggio solo se gli avversari decidono di non rispondere, quindi è una cosa che ti offre vantaggio più in situazioni di slow push che di corsia diretta, oh oh. però sì sono preziosismi tecnici che ti danno tanto. Ha ah, rischiato Giend, eh? <ride> il banchetto è lì. Kryze uh, inizia a minacciare Gangplank. E non è il uh, Chogat che, appena prende il banchetto, lo lancia immediatamente su Minion. E quindi decide di dichiarare di non avere cooldown importanti. No, no, è un Chogat che rimane lì a minacciare. Skins piuttosto anonimo il suo giro iniziale di giungla. Skins che è sotto di farma rispetto a un uh -huh. dan che rischia grosso Lavrov, tanti danni in entrata, decide di rispondere con un all-in, arriva l'ultimo colpo Lavrov, sopravvive, sembra di sì, per un soffio grazie alla pozione Crouchot ottiene il primo sangue, ma almeno Tore si vendica, Skins vorrebbe l'uccisione su Dan, purtroppo il focus separato ha un po' condannato l'azione dei Vitality, Skins adesso ha la passiva ancora attiva, cerca il danno su Tore, non lo trova, nel frattempo in corsia centrale la Suprema di Cecola ha rotto il teletrasporto da parte di Milizza, che aveva provato ad intervenire con l'ondata che si era accumulata al centro della lane. Uno scambio complicato appena hai visto Lilia. Perché ormai avevi deciso di andare in commitment verso l'aggressione. E non puoi cercare di giocare con lotta senza quartiere Gin contro Misfortune. Semplicemente perché Misfortune ha DPS. Gin no. Gin deve ricaricare. Gin aveva anche un livello di vantaggio, ma è stato comunque in grado di perdere lo scambio. Qui Quelli... vediamo l'azione che stavo descrivendo prima. Cioè, Colad con la scorta imperiale, tra l'altro molto buona, protratta con le sabbie mobili, va ad interrompere il teletrasporto di Orian. Un primo sangue su una misfortune, dall'altro lato invece una kill su un Gragas support, lo scambio non è andato a favore degli Excel, ma la risposta da parte dei Vitality mi è piaciuta tanto. Buona l'idea, buona la proposta, vediamo se continueranno a farcela volta dopo volta. Dan topside potrebbe andare a minacciare... Vigenda con Ciacolad che otterrà finalmente questo blue buff. Kryze, tra l'altro, mentre tutto questo stava succedendo, ha deciso di banchettare alla fine sul minion. Quindi il cooldown torna solo adesso. Sta iniziando ad accumulare le prime stack, dovrebbe averne una per adesso. Non ho fatto la conta completa, ma. Quando torneremo su di lui lo scopriremo. Ma immagino sì, al massimo due, considerato quella che è la tempistica dei livelli. Beccato la missione. Aia, questo è tempo perso purtroppo. Beh, dipende oh, come va. Eh, no, se viene uno cappato da Gigenda, meno. Infatti adesso con il rallentamento potrebbe rischiare grosso. Arriva l'attormentamento, c'è il banchetto pronto. Un ultimo colpo. E infatti, Krys felicissimo. Con skills, però, che comincia a fare veramente tanto danno. Ed è difficile kaitarlo. Con l'arrivo di Cecolat, però, potrebbero tentare di rispondere. Troppo lontano. Bel knock up doppio da parte di Labrov. C'è che l'all-in. Crown ancora senza livello 6. Arriva lo sordimento su Tore. Tanti danni in entrata su Labrov. Patrick è pronto con la suprema. Eh? Non ha troppa paura. Basta citare un attimo. Deve posizionarsi, ma tra l'altro spottano Milizia che si sta spostando sulla corsia inferiore. Grazie al lume piazzato nel cespuglio. Quindi, devono immediatamente indietreggiare. Devono prevenire la possibilità che il midler avversario li possa aggredire. Patrick adesso è in una buona posizione per cercare il. Uh, uh, per cercare la suprema, ma non vanno a pulire con quella. Anche perché Labrov, comunque, sulla gigantesca ondata aveva trovato due proc di passiva. Aveva anche applicato controlli. Quindi è possibile, in realtà, che ne abbia trovato addirittura un terzo. E rivediamo l'azione top. Perché una kill su Lillia vale una kill su Chogat? Non lo so. Chogat diventa sì pericoloso. Diventa per... grosso Chogat, letteralmente. Sì. Chogat è uno di quei campioni che proprio diventano ingestibili a un certo punto. E per quanto Shigenza, 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 Shigenza abbia provato a ballare intorno a Kryze, alla fine il banchetto, l'abbiamo detto, era lì. E questa è una stack importante perché non è neanche una stack che va verso il limite massimo. Ricordiamo, Chogat può soltanto banchettare su 6 minion prima di arrivare a un limite. Poi deve banchettare o mostri epici come draghi, messaggeri, baroni Nashor o campioni. O campioni, sì. No, è che tra i mostri epici volevo anche citare un giocatore, però poi ho deciso di non farlo. <ride> Dan adesso va a pulire l'argo granchio, e si porta immediatamente sull'argo granchio più grosso e più viola e Skins scambia botside con un singolo drago della montagna. Miss Fortune, abbiamo la suprema per il push, fa collassare una doppia ondata accumulata con minion cannone sotto la torre nemica. Questo sarà tanto danno strutturale. Queste saranno placcature gratis per Miss Fortune. E questo sposta lo scambio a favore dei vitality, perché adesso il messaggero devi utilizzarlo, devi farlo fruttare, placcature. Invece, Miss Fortune, con quelle due ondate accumulate, le placcature se le porta oh. a casa a priori. L'abro qua, che era un po' indeciso sulla direzione da prendere, alla fine decide di lasciar perdere, barile esplosivo verrà ritrascinato all'interno di un possibile fight. Eccolo con la bulbo esplosivo e via! Sono confuso da tantissimi punti di vista, <ride> da quello che ho appena visto. <ride> Su più piani ontologici, ma va bene così: alla fine arrivano in corsia inferiore gli XL come abbiamo già anticipato, dopo aver perso due placcature, e probabilmente la terza, oh. adesso che Crownshot ha attivato la W. Eccola lì. Tanto oro locale per Crownshot, è ricco! 480 gold ottenuti semplicemente no! perché hai pushato un'ondata. Non sono riusciti a bloccare uh, il richiamo. Aspetta, suprema da parte di arriva lo stordimento. Crownshot però è ancora forte del flash e di conseguenza non ha troppa paura. Sapeva che Gragas aveva già usato il barile esplosivo. Non ho ben compreso questo ingaggio. Specialmente perché Patrick è riuscito a mancare il primo colpo della chiamata alla ribalta su un bersaglio immobile. Vabbè, ma quelli sono dettagli. <ride> ok, <ride> ok. Continua a farmare dalla distanza. Cogat sul quadrante superiore, lo vediamo abbastanza online. Dopo quell'uccisione che ha trovato, la pressione non è più andata a favore di Shigenda, ma ancora non sappiamo se per volontà o meno di Shigenda, che potrebbe aver voluto cedere semplicemente pressione al laner nemico, considerando che il jungler era verso altre lidi. Cecolad? buono il farming mid lane, ma sta giocando contro Orianna, quindi scaling contro scaling. E arriverà il messaggero per prendere un po' di placcature e darle anche agli Excel. Mm. C'è da curioso di usarlo su quella corsia centrale. Per due placcature, basta? Vuoi ammorbidire volevi... la torre? E... No, volevi che Azir chiudesse lì Andry prima di Orianna. Ok. Volevi che Azir trovasse quello spike perché già vedi Orianna che ha optato per i calzari per la riduzione di carica, gli stivali della di Ionia e questo significa che il tormento di Liandry, il dolore di Liandry, perdonatemi riuscirà a lavorare molto bene su un midlaner che non ha stivali di resistenza magica ricordiamo che attualmente il dolore di Liandry, oltre al danno percentuale, oltre al danno flat nel tempo permette al portatore di ignorare la resistenza magica avversaria se già ne è poca, lavora ancora meglio e Orianna ha scelto proprio la build da full scaling con la lacrima della dea che è una build normalissima oh, Kryze che... C'è di seguimento, rallentati entrambi per motivi diversi. Sì, Shigenda si è trovato probabilmente a purificare a mezz'aria, pur di colpire il barile e riuscire a, a rallentare Krys. Azione particolarissima, oh oh. ma eh, vogliono il dive. Eh sì, sarà anche abbastanza facile. Supprimiamo so i gangplank per provare a wave clearare. Ok, forse non così facile come pensavamo. Eh già, la Suprema ha messo giù tanti danni, oltre a pulire l'ondata. Kryze non aveva mana per continuare a insistere, e non aveva neanche abbastanza salute per poterselo permettere. Non ha tanta armatura, non ha niente nel suo inventario, quel Chocat. Ah, Divine Sunderer. Gigenda torna. E se devi uccidere un Chocat, di sicuro, quella è la risposta migliore. Sì, penetrazione percentuale come passiva mitica. Inoltre vai a mettere ulteriori guarigioni a favore di Gangplank sul proc della lama incantata. Patrick fastidiosissimo nei confronti di groundshot, non ne vuole sapere di lasciare l'avversario tornare in base tranquillo. Inoltre, Annientatore divino ti permette di giocare più dalla distanza e in funzione del wave clear, trattandosi della build da CDR Plank. In tutto ciò, Miliz, in tranquillità, continua a farmare la sua corsa centrale, gameplay che prende stack per quanto possibile. Partita molto calma, nonostante vediamo quattro uccisioni in campo, 500 gold, è l'unica differenza che è apparsa. In favore dei Vitality. E abbiamo sempre visto i Vitality sfruttare bene l'early game. Riuscire a snobollare l'early game per poi cadere un po' piatti nella transizione verso il mid game. Già, è dal mid game in poi che si perdono. Non solo sulla transizione. È proprio una questione di gestione macroscopica del mid game. Quando la fase di corsia va a finire. <ride> è quella situazione dove dici... Bene, adesso che hai superato la fase di corsia, qual è il tuo piano? Aspetta, non pensavo di arrivare così in là nel game sai di solito a 15 minuti è finita <ride> no però effettivamente i ti devono limare tanti spigoli XL quante attenzioni nei confronti di tentativo di prendere il flash è anche riuscito nei confronti di ma è un flash contro flash Miliza ha dovuto investire la Suprema in tutto ciò però Kraise, quanto sta rischiando? Mamma, i danni di Shigenda! Molto aggressivo, quell'annientatore divino fa la differenza e l'abbiamo appena visto. Anche senza altri oggetti leggendari ad andare a potenziare la penetrazione tramite passiva mitica, nonostante Kraise abbia chiuso il suo Tank turbo e abbia la riduzione di carica extra data dai gambali della di Ionia, non è stato neanche lontanamente abbastanza. Beh, ricordiamoci, il Divine Sunderer fa danni percentuali sulla vita del tuo avversario, quindi... Fa male! contro Jogat fa tanto male. Neanche pochi, perché Jogat lavora sugli HP. E quindi riesci a trovare una grossa guarigione in risposta su Gangplank. E anche questo che ti dà un grosso potere di trade. Più HP è il tuo avversario, più ti stai curando con l'annientatore divino. Mm -hmm. E anche quello il, la forza di combattere contro i tank avere sustain per poter tankare quanto loro ma perché ti stai curando non per altro e qua alla fine è Skins a prendersi questo drago dell'oceano viene addormentato Graves subito riposizionato con la sua suprema l'anda infernale Skinza che flasha fuori dal colpo E si salva alla fine Craz cerca di inseguimento, Ma in tutto ciò Gangplank prenderà la struttura mi sa Labrov non è stato immobilizzato Barriera esplosiva o vuoto Labrov che balla contro gli skillshot degli Excel Purtroppo ormai avevano premuto il grilletto sul teletrasporto da parte di Krys. Un grilletto che avrebbero dovuto premere prima gli Excel. Arriva in ritardo, non riesce a trovare l'inseguimento, non riescono a trovare l'obiettivo, e in tutto questo perdono il primo mattone sul quadrante superiore. Determinazione massima da parte dei Vitality che non solo non investono la suprema di Gangplank, non investono il teletrasporto, non investono nulla. Si sono presi il drago, si sono presi la top lane, si sono presi tutti i cooldown del top lane dell'avversario, tranne il Flash. Va bene così, direi. No, allora, forse è un po' presto per dirlo, perché vediamo questi vitaliti molto più organizzati e mi viene a chiedere, ma com'è possibile che Crownshot come tiratore faccia così tanta differenza? E uno dice, ok, è l'esperienza, ok, è tutte le partite che ha giocato, tutti il competitive a cui ha partecipato, sì ma è il tiratore è raro che un, che un tiratore sia uno shot shotcaller questo è vero ed è una delle peculiarità di Crownshot, è una delle cose che l'ha sempre reso tanto appetibile come giocatore Crownshot è uno di quelli che eh, non è che si è trovato a non giocare da inizio split perché nessuno l'aveva contattato ma perché ha voluto rifiutare molte delle offerte che secondo lui non erano non voglio dire all'altezza ma beh l'ha so detto disqual... lui sì l'ha detto, detto. Quindi, non cioè... lo voglio dire io, non lo voglio dire io <ride> l'ha detto lui Indegne, se non ricordo male. <ride> Indegne era più che altro Nemesis ad averle definite mm. tali. Che tra l'altro Crownshot e Nemesis dovevano entrambi andare in Corea a diventare content creator per i Gen.G. Crownshot ha rinunciato ai Gen.G. per lavorare con questi Vitality. Quindi stiamo parlando anche di un grande commitment da parte sua, un cambiamento di direzione improvviso. Così inferiore adesso in mano ai due top laner. Gangplane continua a pushare e allontanare ad ogni occasione Chris. Un po' spaventato perché non ha informazioni. Dove sono i Vitality? Non c'è visione, non lo sa. Non possono fare altro che cedere. Cedere la pressione in fase di corsia e adesso Chris si trova schiacciato, non riesce neanche a resettare. Lo vediamo lì pulire molto oltre la linea di centrocampo, mentre gli alleati sul resto della mappa cercano di riprendere controllo ma non ci stanno neanche riuscendo in maniera concreta. Mm. Qual è lo scopo adesso di Excel? Ok, hanno pushato fino in fondo per resettare. Per cosa, però? Perché non c'è un messaggero. Ci sono due minuti a drago. Oh mamma, quanto è ricco! Mamma, Gigenda! È Gangplank. Nonostante non abbia uccisioni, abbia solo assist, lavorare bene con la passiva fa una gran differenza. Ed è un gangplank che ha farmato bene quello. Ed è un gangplank che sta puntando a cosa? Martello da guerra di più. Ida Famelica, solitamente mm. la chiusura sul build da annientatore divino perché vuoi quanta più riduzione ricarica possibile ok ma non c'è una lama di troppo non c'è una longsword di troppo in quella formula effettivamente eh, sì dimenticavo adesso la tia mata semplicemente il piccone non è più fatta da due spade quindi teoricamente sì infatti non c'è più quella lama e eh, chiude l'idra ah. ha venduto una spada lunga e ha chiuso l'idra la voleva prendo? fare min maxing. Ok, sì, sì. Era un. Ho i soldi per comprarla, quindi vado in corsia con una spada in più. Sì, perché comunque puoi andare a rivendere l'oggetto per il 70% del suo valore, quindi non è neanche uno spreco così grosso su 350 gold. È stato. Pensateci, sono 100 gold di, di costo, quindi è un lume di controllo e poco più. Esattamente. È, è solo che è, è curioso vederlo su un gangplank. Il min-maxing, min specialmente in una lane dove comunque stavi già trovando vantaggio di per sé. Detto questo, corsia centrale. Parlando di vantaggio, gli Excel lo vogliono riconquistare partendo da qui. Il secondo messaggero viene evocato proprio sulla struttura che già era stata danneggiata dal primo. Quindi Harold va a chiudere il lavoro aperto da Shelly e vanno a premere sulla corsia interna e addirittura Vabbè, con mangi. la chiamata alla ribalta. Eh, guarda quante basse salute Milizia, mamma, Oh, c'era Labrov. Brava a fare da custode. Si tanca il colpo di faccia, presidente. No, con Gameplay che, che nel frattempo, però, puscia la corsia superiore. Mantiene la pressione molto alta. Qualcuno deve andare a rispondere. E sarà Kryze che arriva un po' in ritardo, perdendo un po' di minion. Non gli importa troppo perché si rende perfettamente conto che non c'è qualcosa da conquistare in tempi brevi. E in caso ci fosse, come il Drago Infernale, ci sono 20 secondi per canalizzare quel teletrasporto e arrivare. In ogni caso, si vede che questa non è la zona di conforto di Kryze E non lo sto dicendo in senso negativo, voglio dire è normale uh. ogni tanto esporsi per ah, imparare Ha qua che cerca oh, l'ingresso, ha trovato la linea ai danni di Tore. Tanti danni in entrata, grazie all'utilizzo di tutte quelle risorse. Kryze purtroppo, manca il knock-up. C'è era pronto Dera pronta a inserirsi con i suoi teletrasporti. Arriva l'addormentamento, subito scatto difensivo da parte di Jin. Questo è un cooldown importante che viene utilizzato ambo i lati. Il drago è lì alla è merce più degli Excel che degli avversari Aspetta. al momento. Ma gli avversari sembrano voler beitare verso il barone Nashor Vanno sull'obiettivo. Onda d'urto. bello onda d'urto oltretutto. C'è adesso, è costretto a tornare a casa e ha investito il teletrasporto per unirsi a questo fight. Inoltre Graves non riesce a mettere a segno knock-up, ma stanno semplicemente stallando gli Excel. Va bene così, perché comunque Graves è andato sull'obiettivo e ha conquistato l'obiettivo. Quindi il primo drago dell'elemento portante, nonostante i primi due fossero panaggio dei vitality, viene recuperato dagli Excel. Hanno preso il drago, hanno preso la torre. Oh, esterna in corsia centrale. Stanno cercando di rientrare in partita e in parte lo stanno anche facendo. Tra tutti i campioni che mi sarei aspettato buildare la Moonstone Renewer Gragas è proprio l'ultimo. Beh, è un mago. Effettivamente, se ci pensi, il ruolo di supporto, se devi mettere Gragas a P nel ruolo di supporto, la Groomstone è il modo migliore di farlo perché è l'unica build economica che ti dà tanto potere magico e tanta riduzione ricarica, che sono le due statistiche che vuoi su Gragas AP. Vero anche questo, è, è... è che non ce lo vedo molto come Enchanter Gragas tra tutte le Ma cose. Come, gu guardalo, guardalo che è Enchanter, guarda come vuole continuare a curare gli avversari ed essere... Curare le... gli avversari? Sì, Sì, scusami, <ride> curare gli avversari, curare gli alleati ed essere... Una minaccia per i propri avversari Eh vabbè, magari una volta bevuto un pochino troppo Gragas allora cura gli avversari, no? Devo dire che narrativamente parlando Gragas è sempre stato super partes Quindi lui vuole bene a tutti lui vuole È un po' che... svizzero mm, È più aligi che svizzero Ma comunque ne parleremo più avanti Detto questo, guarda la build di Crownshot Immediatamente dopo la tempesta Arriva il saluto di Lord Dominic Beh, dall'altro lato hai un Cho'Gat? È un Gragas Enchanter? <ride> Scusami, ma mi va troppo ridere. Tutti sono un Enchanter. Tutti possono essere un Enchanter. Anche tu, se ci credi abbastanza, puoi essere un Enchanter. Compra oggi la tua pietra di una rinnovata e vivi il sogno. Tornando alla partita, abbiamo Cekolad che va a pulire la visione nemica intorno a questo barone. Ma abbiamo comunque un lume invisibile che non è stato spottato. Quindi. Vediamo i Vitality mantenere un ottimo controllo di zona. Il che è assurdo se pensi che quella è una corsia dove la pressione in profondità ha dato uh, tanto vantaggio. Prima da parte di Jin, cercano l'ingaggio. L'Aprov subisce il primo, il secondo, il terzo rallentamento va su Crownshot E per Tore e Dane è soltanto un ragazzo. Non ci riusciamo a ingaggiare a sto giro, eh. Beh, ci provano, vanno a zonare gli avversari. Sono felici così, mantengono controllo di visione profonda. Alla fine il lume è stato disabilitato dal lume di controllo. Quindi, adesso viene meno la pressione che i Vitality avevano. Dicevamo che la pressione sulle strutture esterne su quel lato di mappa ha portato gli Excel a trovare tanta visione profonda. E adesso che non ci sono i draghi, e comunque Grise, Botside continua a pushare aggressivamente con teletrasporto alla mano, arriva addirittura l'idolo del sole. Questo è un setup macroscopico che gli Excel vorrebbero si traducesse in un barone, ma non hanno né le uccisioni né le risorse per poterlo fare. Oddio, azira adesso c'è, Azira adesso c'è. Vediamo Orianna che punta subito la Voidstaff. Quanto hanno paura delle resistenze di Chogat. Voglio dire, secondo oggetto bastone del vuoto, secondo oggetto saluti di Lord Dominic. Mi fai senderare su Gangler. <ride> esatto. È tutto fatto apposta per, per Chogat. Chrys deve morire a tutti i costi. C'è un Randwin da parte sua. Ah! Ok. E è che ho visto i due pezzi del, della Tormel. Dico, vabbè, completerà la Tormel come Infatti. primo oggetto. E, e, e no. Orgoglio di Randwin, penso che serva per estendere il rallentamento dopo che si va ad esaurire quello del Tank Turbo. Mm. Praticamente trasformi Chogat in un enorme pilastro di Trandols movente. Non solo hai anche la possibilità di ridurre l'attacco fisico diretto dei tuoi avversari di 10%. E il danno critico, non l'attacco fisico. Mm. Quindi funziona solo su Misfortune. Uh, effettivamente la build da CDR di Gangplank non risente della riduzione di danni dell'effetto ad, ad area, non ad aura ad area oh, oh. di Chogat. Qua Barone Nashor viene conquistato. Eh sì, mi sa di sì, bel barone esclusivo di Tore. Excel che conquistano indisturbati un obiettivo così importante. Parlavamo appunto del fatto che eh, avessero il setup per farlo. Tutta quella visione profonda, il fatto che hai un Chogat con uno smite addizionale dalla tua, hai tutta la capacità di disintegrare quel, uh, quel barone con il kit di Azir. C'è Colad che va a mettere pressione subito su quella corsia superiore, tanti danni sulla struttura. Tornerà comodo, mantenere la pressione alta nei prossimi minuti. Considerato che hai ancora 2 minuti e 30 della mano del pallone, e nessuno sta rispondendo. Ragazzi, qualcuno vuole fermare Azir? Guardate che è un campione che ha tanta attack speed. E infatti, sta arrivando gangplank. Teletrasporti, scusami, richiamo bassa da parte sua. Arrivano i ping difensivi. E Azir decide finalmente di allontanarsi. Tra l'altro, un'errata corrige dalla regia. Effettivamente, eh, l'orgoglio di Randwin riduce anche la D. Non, eh, era una delle cose che sono state aggiunte dopo e che avevo smarrito a livello di memoria. Gigenna sulla corsa superiore. Il wave clear con un'Indra famelica è reso MOLTO più semplice per un gangplank. Ed è particolare perché comunque, nonostante sia danno ad area, Gangplank riesce a gestire bene le ondate potenziate dal barone. Kraysa che va a zonare prontamente. livello 16 per lui dovrebbe essere abbastanza semplice, tante risorse per andare a aggredirlo. Metà della barra di HP che scompare. Questo è grave. Vitality ti si conquisteranno facilmente. No! ha preso Dan! Ma cosa? Dan ma prima era Skins e adesso è Dan, ma che come? Beh, Dan ha un livello di vantaggio nei confronti dell'avversario e quindi eh, il suo smite è più potente di quello di Skins. Molto semplicemente ha camminato in faccia agli avversari e ha preso il drago che li porta a due infernali e li porta a insistere con questa pressione che per ancora un minuto e quindici avrà la mano del barone. La cosa che mi stranisce è perché nessuno ha provato a zonarlo? <ride> L'hanno lasciato lì, sì. totalmente ignorato, totalmente vediamo qua la goal difference come gli Excel lentamente lentamente abbiano recuperato ci ha voluto un barone in per portarli in positivo Shigenda arriva addirittura il pegno di Sterak da parte di Gangplank quello è particolare cioè con la sabbia mobile al sicuro si la prema. figlia della morte connette Shigenda corre ma non penso abbastanza no, non basterà mai soprattutto con la velocità d'attacco di Azir gli attacchi sono istantanei l'animazione è inesistente sta farmando i barili di Gangplank anzi addirittura idolo del sole Beh, vuole mantenere di nuovo la pressione alta. L'ha fatto prima, continua a farlo ora perché guarda bozze che cosa sta succedendo. Vanno sulla torre interna e la prendono senza nessun problema. Lilia ci prova dalla distanza, connette su Krys, ma nonostante il dolore di lì completato, nonostante tutti i Vitality abbiano una build iper anti-tank nei loro inventari, Krys non ne vuole sapere. C'è Cioè, potrebbe essere vittima di ingaggio. Arriva il rotolante, ecco l'addormentamento. Uh, niente scorta imperiale, Gigenda, protocolli barile, quanti, niente, è l'ultima Q da parte di Lilia, basterà! Oh Nel frattempo continuano le aggressioni verso la base dei Vitality, però l'aggressione ai danni di Cecolad va a segno. Poteva salvarsi forse con il Flash, cercando di raggiungere una zona più sicura, ma non è andata benissimo. Vitality che cercano un minimo di riprendere il controllo della loro stessa giungla, sempre... Una cosa difficile da mantenere il controllo della giungla, quando hai perso le strutture interne su tutte e tre le corsie. Avessi almeno la corsia centrale, avresti un baluardo dalla quale cominciare a spostarti. Esatto, dici ci provo, so dove premere, so dove appoggiarmi, neanche per forza premere. Rivediamo quello che è successo ai danni di Cecolad, perché Shigenda qui ha trovato un ottimo inserimento, ma più che altro skins. Perché Shigenda l'aveva trovato prima in realtà. Shigenda aveva danneggiato in apertura Cecolad con la figlia della morte. Era arrivato tanto danno puro su Azir. Chogata è andato di Warmog. Da quanto non vedo quell'oggetto? Niente, quella tormail non arriverà mai. <ride> Chogata ha 4500 HP al momento. E con quell'armatura di Warmog continuerà a rigenerarli. Quindi la possibilità di Kryze di ingaggiare e mangiarsi qualche cooldown avversario. Se tutto, è, se tutto va bene, anche qualche avversario nel frattempo. E poi riportarsi al sicuro. Oh oh, lo riporta sempre full video! Stabilizzato, Chris che cercherà di seguimento. Arriva Labrov a protezione. Oh, che scatto in avanti da parte di Dan! Cannonata purtroppo a vuoto. Labrov potrebbe essere la prossima vittima il knock up è andato vuoto. Ma la testata invece c'è. Immobilizzato uh. ancora una volta. Cercheranno l'Olin nei suoi confronti. Labrov è tancoso quanto vuoi. Ma non so se basterà. Bel knock -up per prendere tempo. Bella anche l'idea del bulbo esplosivo. Ottimo timing, ma sta arrivando. Tore che spinge semplicemente Gigenda nella direzione sbagliata. Arriva la spacciata nemmeno necessaria. mamma i danni di Patrick. C'è quella, poverino. È la vittima sacrificale degli XL. Ma ti importa davvero quando both side stanno prendendo pressione? E si spostano subito mid lane per dare mi torto? Kreis doveva pulire l'ondata, alla fine hanno ucciso il supporto nemico, è stato un uno per uno, ma sono andate giù tante risorse per cercare di ucciderlo. L'unica cosa che non ho capito è come mai Jin abbia deciso di cancellare la suprema invece che connettere su un supporto che era stato già rallentato con il quarto colpo in modo da danneggiarlo, rallentarlo. Probabilmente in quel caso Kreis avrebbe trovato l'uccisione prima e non avrebbero sprecato tutte quelle risorse in giungla cercando magari qualche torre, un uno per uno quando sono gli Excel ad avere vantaggio di mappa ed è uno scambio tra l'altro mid laner per supporto non è la migliore delle situazioni. Ma perché gli Excel hanno dovuto resettare adesso? Perché mancano 50 secondi al prossimo drago e vogliono arrivarci con tutte le risorse online? Excel che si approcciano adesso verso il drago o verso il baron, devono fare una scelta difficile, mancano 10 secondi al baron, 30 secondi al drago infernale. Arriva il teletrasporto, le intenzioni adesso sono abbastanza palesi, vogliono quegli obiettivi e vogliono premere probabilmente su entrambi. Tore subisce un bel po' di danno ma va subito a curarsi Milizza. Oh, rischia. E infatti dovuto, ha dovuto flashare Milizza, però adesso non ha un cooldown importante. E lo sanno gli Excel. un infatti... l'ingaggio. Arriva la scorta imperiale. Trascinando. Crown shot dritto nelle braccia di Kryze Non ha via di scampo. Morso! Distrutto in tempo zero. E adesso c'è il rallentamento. Arriva pure il silenziamento dei danni di Skins. Gigenda che viene rallentato. E adesso inseguito un altro silence. Con Labrov che fa l'1v1 contro Tore. Che a Portal Combat! combat vinto brutalmente dal nuovo Enchantered Questo è qualcosa che non mi sarei aspettato di dire, soprattutto su un Gragas. Krisor si rigenera tutta la barra di HP con la Wormog che puntano direttamente al Baron sembrerebbe. Sì, siamo a 31 minuti di partita, e gli Excel, ancora una volta, vanno a mettere il dito nella piaga. Vanno a sottolineare quanto i vitality. Okay. Buona la fase di corsia, si vadano a perdere. Su queste cosa è successo, perché hanno tutti ingaggiato sul barone senza il tank, perché... che stava farmando i minion. Sì, perché Kris ha deciso di farmare i minion piuttosto che andare al baron. È un'idea. Un sì. Non è detto che sia una buona idea, come prima, di, cioè, i cambiamenti, non è detto che siano dei bei cambiamenti, però. Sono scelte. Il arriva... banchetto è lì quindi. E quindi Skins può solo che sperare. E invece no vabbè, perché tutto è, tutto è possibile in questo game, signore e signori. Si arrabbia Krys, cerca di almeno eliminare Skins. Alla fine il Barz arriva ai danni di Gangplank barile esplosivo che salva gli avversari. Che cosa sto guardando, Krys? Te l'ho detto prima. Si vede che non è la sua zona di comfort. Si vede che questo Chogat è una cosa che sta allenando, che sta cercando di imparare. Il farsi rubare un drago mentre sei un Chogat con il banchetto disponibile, da lì. Non è accettabile allora, andare a farmare i minion mentre c'è un baron up e un drago che ti porterebbe a soul point su un mono elemento portante infernale. Non è accettabile. Kryze sta facendo degli errori. Ma è normale quando ci si sta cercando di inserire su nuovi campioni. Kryze non ha premuto R. Allora ricordiamo, Kais perché non ha più la R. Cosa? Adesso è Kais non ha più la R. Oh. <ride> allora dicevo, il, il banchetto di Chogat. Fa più di 1000 danni di base. Di base, sì, sì, poi sì, c'è sì. lo scaling sugli HP. Era rimasto a 1400. Gliel'aveva smaitato perfetto. Dan, sì, bastava letteralmente premere R. E hanno tentato di nuovo il Baron. Senza Kryze. Questa è una cosa colpa, a Kryze. l'Abrova è stato zonato e ha preso troppi danni. Ora Dan deve tornare in base, però. Uh, la stessa cosa devono fare i Vitality dall'altro lato. La situazione si va a resettare. Vanno a pulire di nuovo la visione avversaria. Cercano di. Resettare i Vitality riprendendo controllo, ma Cecolad ha comunque dalla sua La Banshee ha comunque il DPS di una zir che in questa fase di partita è davvero minaccioso. Infatti, gli Excel un mimo, minacciano la zona, continuano a mantenere la pressione alta anche solo per distrarre Crownshot. Voleva resettare, o almeno così sembrava. Oh, finalmente! C'è Krys per il Baron. E c'è comunque San Giorgio. Un te lo tanca lui a prescindere perché sì. va bene così. Spottati adesso con i trinket di lunga visione. Crown shot sul fianco, cerca il danno. Shigenda, quello Ma è. Un... Oh, Shigenda abbracciato. Adesso forse degli Excel Si riescono a immobilizzarlo. I controlli sono tantissimi. E ora vogliono pure l'inseguimento. Skind, viene lo Preciso, perfetto, per evitare la W. Colpi di Gina a vuoto. Hai zonato i tuoi avversari. Adesso dovresti provare a riproporre sul Baron. Excel fatemi questo favore, per la mia sanità. Mentale. Skins è di nuovo praticamente full vita. In ogni caso rimane lì in zona. Lo smite è disponibile. Anche quello di Danno. Non c'è il banchetto. Quindi eh, sarà un e... 60-40 a favore degli Excel che viene comunque preso senza contesa. Sì, c'è Colad che cerca in gaggio. Bella schivata sul Lauro, Crownshot che vorrebbe cercare Olin. Suprema di Orianna soltanto su Cho'Gath, supremi di Sforcio che va a vuoto praticamente. Ok, avere odio nei confronti di Cho'Gath ma questo è un po' troppo. Alistar alla fine verrà sacrificato ancora una volta. Sfera di Orianna. Solo per minacciare. Excel. Che si decidono finalmente a pushare la corsia centrale. Immagino. Il tuo difensivo. Oh, questo è gravissimo. Usare eh sì. Sei messo così male. Milza oh, era solo terrorizzato di essere inseguito non è neanche per pulire l'ondata semplicemente torna in base teletrasportandosi a questo punto mi chiedo come mai non si sia teletrasportato sulle sull torri del, del Nexus, Nexus che sono più vicine perde un paio di secondi perdono l'inibitore e i Vitality Kryze accompagna l'ondata la va a potenziare con la mano del barone premono in corsia inferiore sono tutti e cinque Kryze è un ride boss eh, ed ora è anche tosta provare a ucciderlo. Guarda, Gragas, come ingaggia. Semplicemente spinge Crown a utilizzare il flash. Cadrà. Oh, sì. Ok, per il danno di Lilia <ride> Overtime. Mamma. Ah. Che pelo. Questa partita è una fiesta mega galattica. Entrambi i team stanno cercando così tanto di premere che ormai... Oh, questo no, richiamo oh, base, no. voglio dire. <ride> capisci? No. E si salva pure cosa? ed è vivo. Come? Non è giustificato. J'agolad non aveva il diritto di sopravvivere a quell'azione, però è vivo. La medicina moderna fa davvero miracoli. <ride> Una buona scorta imperiale, però, questo glielo voglio concedere. Detto questo, che cosa sta succedendo in questo? è una partita dove da un lato gli Excel stanno giocando fuori dalla loro zona di comfort perché stanno approfittando della partita contro i Vitality che sono un team 1-6, quindi sì. non sono la vetta della classifica da dover affrontare per imparare a fare qualcosa di nuovo. Eh. E l'altro lato i Vitality stanno giocando con una nuova formazione, quindi è normale ragazzi quello che state vedendo. Ci sono sempre delle condizioni di contorno che vanno a giustificare la resa dei giocatori in partita e questa partita è normale che sia caotica perché nessuno dei due team sta giocando secondo i propri canoni. È praticamente una scream in diretta. Qua, Krays, tanti danni subiti per mano di Milizza. Cominciano a volare i colpi. Cerca lo stordimento, Torri. Vuole soltanto allontanare Gigenda. Barriera esplosiva. L'Abrov che cerca l'In. Bella la schivata istantanea. DAN. Quanti danni ha preso lì? Mamma. Però, Però... sono pushare i mid no no dai ragazzi qualcuno torna in base per favore perché stanno per chiudere stanno Hanno bloccando di stanno bloccando i teletrasporti e eh, i sì. chiami base stanno bloccando tutto ce n'è solo uno e lì Orianna dietro tutti non ce riescono a intercettarla Orianna è tornata in base dovrebbe farcela per la base race può provarci Eh, la prima torre è già caduta gli Excel possono farcela senza problemi Cekolad con tutta quella velocità d'attacco andrà per l'all in forse o almeno ci prova disperato Miliza che tira la zona e questa è partita per gli Excel Ok, non mi sarei aspettato niente di diverso come finale. Per come era iniziata la partita? <ride> voglio dire il trade drago per Nexus. anima era... infernale per Nexus. È vero, è vero, è vero. È vero. Eh, dai, diamo il contesto <ride> correttamente. Insomma, cioè, aveva un valore quell'obiettivo, sì. Il trade è l'unico modo in cui si poteva andare a chiudere questa partita. È stata una partita molto caotica, abbiamo anche sottolineato i motivi che ci fossero dietro al caos, ma mi sento di dire che l'ingresso di Crown Shot non abbia cambiato le carte in tavola per i Vitality. Ancora un team molto poco comunicativo, con un uh, pessimo macro e una gestione della mappa che per adesso li sta portando ad essere schiacciati da chiunque riesca a ruotare in mid game e siamo in LC. È una tecnica abbastanza comune, purtroppo, per loro. E uno può dire: vabbè, ma l'early game è andato bene, ma è qualcosa che abbiamo già visto da parte dei Vitality. I primi 15 minuti sembrano avere proprio uno script su quello che devono fare, e poi finisce lì. È come un'opera incompiuta. Sì. Basta è... guardare il grafico. Quei 32.000 danni di gangplank vanno contestualizzati nel trovarsi con un annientatore divino contro Cho'Gath. È possibile che di quei 32.000 danni, 16.000 arrivino semplicemente dalle Q su Cho'Gath, che comunque, avendo un'armatura di Warmog a un certo punto ha cominciato a infischiarsene di tutto il danno che cercavano di fare i Vitality, perché non hanno mai trovato danno letale nei suoi confronti. I Vitality stavano giocando con una composizione che scalava molto bene, ma di nuovo. Per tutta la partita un grosso missing in action rivolto al loro jungler e al loro midlaner laner. Non, non riescono a giocare sulla stessa pagina del team. Orianna molto scollegata fino al 34 minuto non aveva trovato niente, era 0-0-0 quello Orianna. Ed è Orianna, è un campione che vorresti utilizzare per setappare grandi azioni intorno agli obiettivi. Vorresti che quell'Alistar e quella Orianna andassero a lavorare in sinergia per andare a premere sugli avversari, ingaggiare, forzare onde d'urto e forzare o flash, quindi prendere vantaggio intorno agli obiettivi, o uccisioni. Quindi prendere vantaggio intorno agli obiettivi. Quindi e in ciò generale... non è stato purtroppo. E volevi quei fight, avevi anche preso Miss Fortune apposta perché così fai la classica Wombo Compo, semplice efficace, e efficace, dici, bene, Alistar gli metti la sfera in testa, corre in faccia agli avversari, ingaggia su ulti di Orianna, ulti di Miss Fortune, in tutto ciò butti pure la suprema di Gameplay perché non fa mai male e vinci il fight. Non l'abbiamo visto una volta, non A una. Aggiungo un altro fattore. CDR Blank, parliamo un attimo anche. Dato che abbiamo il tempo di, di immergerci un po' più nell'analisi della partita. Le varie build di, gang di Gangplank hanno ognuno un significato diverso in partita. CDR Blank, quello con annientatore divino e Idrafamelica, è un sidelaner. È un campione che tu vai a mettere in una sidelane, continua a pushare oltre linee di centrocampo per tutto il mid-game, grazie ai suoi barili potenziati, tra virgolette, dalla riduzione ricarica, e con potenziati intendo che li spammi. Ne hai sempre almeno due disponibili per poter giocare, sia sicuro sedendoti su un barile in caso stai contestando il laner avversario, sia iperaggressivo se vedi che il laner avversario si sposta. E il tuo intervento per il resto del team arriva dalla Suprema, che essendo globale la vai a spammare anche quella, grazie a tutta quella velocità d'abilità, e sei felice così. Non c'è stata questa pressione di Sidelane. Hanno cercato quasi di giocare un gangplank da team fight. A un certo punto dove abbiamo visto uh, Gangplank virare verso il pegno di Sterak, cerca di sopravvivere più a lungo in scenari molto chiusi, molto compatti, dove purtroppo i Vitality si sono trovati a non leggere non tanto le condizioni di vittoria degli avversari per non fargliele realizzare, ma le proprie per provare a realizzarle. Torniamo sempre allo stesso punto, alla fine. Non sanno cosa fare i Vitality dopo 15 minuti. E non è detto con crudeltà, è eh, perché purtroppo noi vediamo del potenziale enorme in questi Vitality e poi si schianta contro un muro in mid game. Sì, e tutto era partito con queste azioni dove si scambiava in maniera abbastanza intensiva E crazy il fatto che qui abbia trovato la kill diretta su Shigenda è anche una cosa che forse ha rotto i piani del top laner dei Vitality Ma questo non lo possiamo sapere perché non abbiamo una chiara idea delle comunicazioni che ci fossero all'interno del team Abbiamo visto un Chogata a livello 17 perdere un drago da Lilia, questa è anche una cosa particolare da vedere Cryze aveva provato a girarsi per il banchetto, non l'ha fatto in tempo Qua poi è stato eliminato in fretta e furia con Patrick che almeno lo vendica per l'uno per uno. E queste azioni dove comunque gli Excel avevano sempre vantaggio posizionale. Jin che va a zonare tutti e vedi gli Excel premere. Vedi una base totalmente alla mercé degli avversari perché era già scoperta con i Super Minion che avanzavano. E la posizione dei Vitality, qui ti invito a guardarla più sulla minimappa che sul grande schermo. Perché purtroppo non è giustificata da una visione difensiva adeguata, non è giustificata dalla pressione delle ondate, perché quella in corsia superiore è comunque oltre la linea di centrocampo e è tutto sbagliato. In questa azione purtroppo è tutto sbagliato, è un'azione che deriva da un setup caotico ed è normale arrivare su azioni dove è facile sbagliare quando la partita vira verso il caotico. Vabbè, Miliz aveva la Ulti. Mirizza, sì, l'ha usata alla fine, ma mm. sarebbe cambiato letteralmente nulla. Sì, A quel punto, Chogat la tancava di faccia, no? è soltanto un, ok, aveva anche quello, magari quell'istante in più. Stava recollando Alistar. Ah, che, che partita strana. Detto questo, sì, è stata una partita strana e da parte dei Vitality serve iniziare a resettare. Qui è proprio una questione di cambiare totalmente registro. I Vitality devono prendere il loro piano di battaglia fino ad oggi, accartocciarlo, buttarlo in un cestino e fare qualcosa di diverso. Sono degli ottimi giocatori e mi rendo conto che è una narrativa che stiamo continuando a proporre dall'inizio dello split. E che chi ci sta seguendo da casa e che magari non ha seguito le performance in leghe collaterali dell'issì di questi giocatori dica perché continuano a dire che sono bravi, sono 1-7, non ne stanno azzeccando una è uno vero, otto. però adesso 1-8 però giuro, sono dei bravi giocatori solo che ancora non ce lo stanno facendo vedere vediamo che cosa ne pensano questi Excel della vittoria Tore, grazie per esserti unito a noi voglio parlare della fine della partita guardiamo il replay e parlaci un po' del decision making che c'è stato i Vitality stavano puntando all'anima ovviamente e il barone Nashor avevate i minion dalla tua Parlaci della comunicazione che vi ha portato ad andare verso il Nexus. Ci siamo resi conto che, che non avevano inibitore e che quindi stavano puntando ad altro. Potevamo semplicemente continuare a bloccare i loro richiami base e finire la partita. Alla fine probabilmente semplicemente non ci hanno pensato. E effettivamente è stata la decisione che, ha che aveva più senso. Ma parliamo dei Vitality. Secondo te qual è stato il loro decision making in quel momento? Beh, probabilmente erano sotto un sacco di pressione. Hanno avvertuto un sacco di ondate sulle corsie laterali e erano Probabilmente erano convinti di giocare con una bomba orologia sulla testa per via dei campioni che avevamo inserito. E questo stava mettendo su di loro tanta pressione. Vitality, Beh, quindi okay. si tratta di panico per i Vitality. Ma parliam. Non vedo l'ora di essere un sinner sulla landa oggi. È stato questo il tuo tweet prima della giornata di oggi? Beh, non veramente. Stavo cercando di andare un po' più aggressivo. Volevo l'aggressività di Zonia, ma poi sono dovuto andare più conservativo sulla build. Ma alla fine ci siamo trovati a impostare delle buone azioni sui teamfight. Abbiamo trovato anche dei dive interessanti ma sì, siamo stati ricompensati beh, è una build molto interessante e la maggior parte dei casi quando vedi supporti giocare a Gragas li vediamo con il Mietitore Notturno perché sei andato per la Moonstone? volevo giocare in maniera un po' più impostata sul POC Penso che sia una buona scelta contro Alistar. Semplicemente la, la pietra di luna rinnovata, da quando è stata rilasciata, è un ottimo oggetto. E volevo semplicemente giocare in un modo che per me era più a mio comfort. Beh, c'è stata anche tanta utilità da parte tua. Quindi, eh, buona fortuna per i Fnatic domani e grazie per esserti unito a noi. Intervista Lampo, questa sì era un perché quella build? Perché mi andava e perché la groomstone? Perché la pietra e luna rinnovata è rotta. Non era neanche una groomstone build perché non c'era neanche la staffa delle correnti, non c'era la classifica di Zonia, era proprio una build da utilità. Curiosa ragazzo adesso di poco. è un Enchanter e... Era veramente una build da Enchanter Sì l'hai guardata ed era un, un mix Perché avevi almeno quella convergenza Di Zeca a far pensare Ok questo è un campione che vuole provare ad ingaggiare Ma è però... il mandato imperiale a sto punto Sì in effetti No ma voleva sustain aveva detto Che voleva poccare avere sustain proprio come Alistar <ride> Alistar dona sustain all'alleato Adesso anche Gragas può donare sustain Tutti possono donare sustain ai propri alleati adesso Anche voi anche voi e signore e signori a breve torneremo per il terzo game di questa serata ma prima è il momento di un break è il momento di un Kit Kat avrà poco What a great game everyone I think I know what you need Here Catch. Uh, not, again. not again Even the biggest champ needs a break